Egli ha disegnato le sei stelle del toro, dette Pleiadi, sei in quanto la settima non appare quasi mai. Attorno ad esse si affollano altre 40 stelle, invisibili ad occhio nudo, lontane non più di un semigrado appena. In virtù del suo cannocchiale, di cui qui vi mostro copia fedelissima, ottenuto con un sistema di pregiate lenti olandesi, la Via Lattea, che ci appariva come una nebula, è stata scrutata e studiata tanto esattamente da poter dire risolte le innumerevoli dispute che per secoli tormentarono i filosofi. La galassia è infatti apparsa chiaramente come una congerie di innumerevoli stelle. La cosa è evidente in qualunque regione di essa l'osservatore diriga il cannocchiale. Galileo Galilei ha poi divulgato che esistono nei cieli quattro pianeti, fin dalle origini del mondo, che non sono mai stati veduti, e di avere scoperto ed osservato durante 2 mesi le loro collocazioni. Ci hanno detto che il matematico del Granduca di Firenze ha scoperto anche il segreto delle macchie del Sole. Che notizia ci date su questo punto? A Firenze ho saputo che Galilei ha molto studiato questo punto, ma egli purtroppo non può ancora dare una risposta definitiva, e cioè se le macchie siano in realtà vapori, esalazioni, nuvole o fumi prodotti dal corpo solare. Egli sulla natura di queste macchie è ancora incerto, potendo essere mille altre cose per noi impercettibili. Ma per ciò che riguarda il Sole, egli crede di dover affermare, come assolutamente certa, una sua convinzione. Accordandosi i suoi studi con quelli del polacco Copernico, egli afferma la mobilità della Terra e la stabilità del Sole, intorno alla quale, secondo orbite prefisse, si muovono i pianeti. Se vi permettete... Dite pure. Se il signor Galilei insiste nel suo errore... Non è un errore, ma un'ipotesi ragionevole. Ma egli nega la Bibbia. Giosuè, infatti, disse al Sole di fermarsi. E al suo comando il sole che si muoveva attraverso i cieli si fermò. È evidente che le parole della Bibbia devono essere interpretate in un altro senso. E Galilei... Io dico che se egli continua a insistere nel suo errore, non vedo ragione perché voi dobbiate divulgare questa sua teoria presso di noi, proprio qui, al nobile collegio della Flèche. Voi avete parlato di Galilei come di un novello Aristotile. La sua dottrina è nell'errore. Un errore che egli ha commesso per la sua superbia e che confonde la fede del popolo. La Terra è al centro dell'universo. Tutte le testimonianze degli uomini, degli umili come dei dotti, fin dall'inizio dei tempi, confermano questa verità. Trovo esagerato tutto questo vostro sdegno, signor De Bastion. La nostra intelligenza non deve mai soggiacere ad un irragionevole timore dell'errore. Essa deve affrontarlo e conoscerlo per essere in grado di vincerlo. Le ipotesi di Galilei hanno sollevato ovunque numerose critiche. Uomini di scienza e di chiesa si sono affrettati ad ammonirlo, ma sulla sua dottrina, che si sappia, non è stato ancora pronunciato un giudizio definitivo. E se i suoi calcoli si riveleranno esatti, non potranno in nessun modo contraddire la verità. Credo sia importante che tutti vi applichiate allo studio delle informazioni che il signor De Simone ci ha portato da Firenze. Deo grazie. Deo grazie. Avanti, Ian. Io dico che è assurdo paragonare Galileo ad Aristotile. Aristotile ha costruito la sua dottrina su un sistema perfetto di sillogismi. Invece la scienza di Galileo nasce dall'osservazione dell'universo. Non è permesso parlare, signor Descartes. Scusatemi, signore. Spada in linea, saluto. In guardia, mezzo cerchio, a fondo, in guardia, mulinello. Avanti. Ah, voi avete chiesto il permesso di leggere il testo di Cornelio Agrippa, La magia naturale, e quello di Giovanni Battista della Porta sullo stesso argomento. E voglio confrontarli, mi piacciono le cose curiose.
nella magia naturale dicono vi siano le migliori spiegazioni del magnetismo che si è dato di leggere e le più acute osservazioni sulla camera oscura. Vi do licenza di leggerli, devo però ricordarvi ciò che consiglia la nostra regola. Negli studi, così come conviene incitare, spingere e incoraggiare coloro che ne hanno bisogno, è necessario frenare chi corre troppo in fretta. E voi correte molto, mio caro Descartes. Il nostro fine è quello di acquisire il sapere per aiutare le anime con il favore di Dio. Perciò in ogni studio si segua la dottrina più sicura e appropriata e si adottino gli autori che la insegnano. E si segua un ordine. Per questo, solo dopo aver posto un solido fondamento con la conoscenza del latino, delle arti umanistiche e della logica, la filosofia naturale e morale, la metafisica e la teologia possono divenire oggetto di attento studio. Io mi attengo scrupolosamente a questa regola, ma non provo nessun entusiasmo per tali scienze. Lo so. Il libro sulla magia naturale di Cornelio Agrippa vi darà certamente più piacere di un testo di filosofia scolastica. Andate. Vi ringrazio, padre. Il giovane Descartes è pieno di curiosità. Gli ho dato il permesso di leggere due altri libri. La sua passione per le nuove scienze è forse eccessiva. Egli è convinto che le nuove scienze, se si avvicinano alla verità, aiutano a scoprire ed amare anche Dio, che è la verità somma. Studiate ancora? Oh. Ho chiesto la licenza di poter concludere questa lettura di ottica. Lo so. E domani lasciate il collegio. Ah, è sempre il della porta. Voi amate molto la fisica, ma per la verità siete stato sempre diligente in ogni materia. Sono stato allievo di questo collegio per 9 anni. Non credo vi sia altro luogo al mondo dove si insegni meglio la filosofia. Ma avete ragione voi. Quello che ho più amato sono le scienze nuove. Vorreste diventare matematico, astronomo, non è vero? Eh sì. Invece mio padre mi ha ordinato di prendere la licenza in diritto all'università di Poitiers. Ma il diritto non mi interessa affatto. Che cosa farete allora? Non lo so ancora. Padre, cercherò di scoprirlo. Datemi vostre notizie quando potrete. Mi dispiacerebbe non sapere più nulla di voi. L'importante è però che non vi smarriate nel mondo. E facciate tutto per la maggior gloria di Dio. Certo, cercherò di non smarrirmi. Ah, l'Angelus. Andiamo. Subito dopo riprenderò la lettura. Guardie del re le hanno ucciso il marito, il gran maresciallo Tancredi. Era lui il reggente del governo. Le colpe del malgoverno sono sue. Era lei l'anima nera del marito. I due italiani, col favore della regina madre, pretendevano di comandare alla Francia. Il giovane Luigi XIII ha dato prova di grande abilità. Si è sbarazzato di loro e il popolo ne è soddisfatto. È in casa il signor Levasseur de Thion? Sì, signore. René Descartes, signore di Perrault. Che entri. Vi attendevo da alcuni giorni. Come sta vostro padre? Mi ha scritto da re. Ma veramente... Non lo so, mio signore. Io vengo da lontano, dalla Touraine. Non lo vedo da più di 2 mesi. Purtroppo avete trovato molta eccitazione a Parigi. Oh, io non conosco gli intrighi di corte. Ma a me sembra giusto che il giovane re voglia governare di persona piuttosto che lasciarlo fare a qualche cortigiano intrigante. Eh sì, avete ragione. Che cosa avete intenzione di fare adesso che siete a Parigi? Che progetti avete? Potrei aiutarvi.
L'ha già detto mio padre. Vorrei tanto che non mi aiutasse nessuno. Ho deciso di non iniziare nessuna carriera. Ho ancora bisogno di attendere. Ma allora, se siete indeciso, avrete necessità di aiuto. No, perché non sono affatto indeciso. Voglio solamente scoprire da me, da solo, come è fatto questo mondo. Parigi, per esempio. Da quando sono uscito dal collegio mi sono reso conto che io non ho appreso nulla di ciò che può essermi utile nella vita. Mio Dio, come adoro i tuoi capelli. Sono morbide onde sulla tua fronte, carezzano lievi la tua bellezza e mi fanno geloso quando ti baciano. Hai una bocca d'ambra e di rosa, ma le tue parole mi traficcono se non mi dici, baciandomi, che amare è una sublime cosa. Vieni con me, il vento urla forte, certo non può udirci, e quello che noi faremo qui sarà un dolcissimo mistero. Meraviglioso. Teofile de Vieux. Voi dite che non vi piace il diritto, ma è certo che amate la poesia. Sono sicuro che verrete presto a dirmi che a Parigi avete scoperto l'amore. Voglio scoprire ben altre cose qui, a Parigi. Mi fate banale, signore. No, rassicuratevi, non lo siete nel modo più assoluto. Venite, vi accompagno alla vostra camera. Ecco la vostra camera. Vi piacerà, spero. Ci starò benissimo. Vostro padre mi ha scritto che siete un po' selvatico, ma qui potrete sentirvi come a casa vostra. Vi ringrazio, signore. Poggiala lì. Signore. Signore. Che c'è? Lo sai che non voglio essere disturbato. Lo so, signore, ma è mezzogiorno. Da 2 ore c'è un uomo che attende risposta a questo biglietto. È un invito di padre Mersenne al convento dei Minimi. Mersenne è un allievo anziano del collegio della Flèche. Rispondigli che andrò. Va. Cosa pensare allora di quelle false scienze che affermano senza mai provare niente? Invocando le qualità occulte della luna e delle costellazioni. Che cosa pensare di quanti smettono di pregare Dio e i santi per indirizzare delle magiche preghiere agli astri?
Che cosa pensare di quegli astrologi che osano fare l'oroscopo nel nostro Signore Gesù Cristo? L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotele crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotele in tutte le sue parti, perché sono passati quasi 2000 anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai progredita. Ma quanto alla ricerca della verità, ripeterò qui ancora ciò che ho detto molte altre volte. Aristotele è un'aquila, gli altri non sono che dei pulcini. Ma reverendo padre, nella ricerca della verità, Platone dice una cosa, Aristotele ne dice un'altra, Epicuro un'altra ancora. Agostino sembra indicare una via diversa da quella di Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone e gli altri innovatori recano degli argomenti ancora diversi. Voi dite che salvo Aristotele sono tutti dei pulcini. Non vi sembra di esagerare? Le somme dei filosofi scolastici fondate sulle dottrine di Aristotele sembrano essere delle costruzioni perfette che conducono alla verità. Quando le si studiano restando chiusi dentro le pareti di una biblioteca o di un collegio, ma appaiono assai lontane da esse, se vengono confrontate con i mille e mille fenomeni che sono la realtà del nostro mondo. E chi mai tra questi ci insegnerà con autorità qualcosa sulla quale non possa esservi alcun dubbio possibile? Voi siete troppo giovani, avete ancora molto da studiare. E parlate contro Aristotele, è incredibile. Probabilmente di Aristotele conoscete soltanto le citazioni che ci riportano le somme. E voi siete certamente il signor Descartes, il mio giovane condiscepolo di La Flèche. Il padre François della Compagnia di Gesù mi ha raccomandato questo giovane. Il signor Descartes ha grande passione per le scienze matematiche. Avrete occasione di conoscerlo meglio in seguito. Certamente, signori, ma vi prego adesso di continuare e di scusare la mia interruzione. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Venite a vedere. Venite. Mi è venuta un'idea, ho trovato il modo di misurare l'umidità dell'aria. Adesso vi mostrerò che cosa ho escogitato. Guardate questi due nastri di carta. Il primo è nel suo stato naturale. Quest'altro, che ho in precedenza bagnato, si restringe asciugandosi. Con questo mezzo ritengo di poter misurare i differenti gradi di umidità come si misurano con un termoscopio i differenti gradi di calore. Interessante. Vedrete l'effetto tra qualche minuto. Vedo che in materia scientifica non seguite Aristotele. Ma non capisco. Se respingete la sua scienza, perché mai ne difendete la filosofia? Non mi direte che siete anche voi del partito degli innovatori e che respingete ogni genere di filosofia? Non respingo affatto la filosofia, ma le dottrine che mi appaiono costruite su fondamenti poco sicuri, come sulla sabbia. Mi dispiacerebbe che attraverso questa via giungeste allo scetticismo. E questo è un pericolo, e voi lo sapete bene. Cosa fate per evitarlo? Io non cerco altra scienza di quella che posso verificare attraverso me stesso. E traggo le mie lezioni dalla vita, piuttosto che dai libri. Ma se l'autorità dei filosofi vi adombra, chi altro pensate che possa guidarvi? Il convincimento, padre mio, che vi sono allo stato naturale, nel nostro animo, dei semi di verità e che proprio questi semi sono in grado di darci la capacità di distinguere il vero dal falso. Dei semi di verità.
Dovreste scriverle queste vostre osservazioni sulla filosofia del nostro tempo. Ne potrebbe nascere una discussione molto utile. Scrivere? Oh no, no, non posso farlo, padre. Non ho ancora riflettuto abbastanza. Spero almeno che veniate qualche volta a trovarmi per parlare con me e con i miei dotti amici, se vi farà piacere. Ma certo, non mancherò. Vi ringrazio. Ecco, avete visto? Un giorno il vecchio maresciallo di Roquelaure mi ha condotto a far visita a una certa Guglielmetta, affinché constatassi che era in grado di parlare nelle più varie lingue mentre era posseduta dal diavolo. Io mi sono avvicinato e ho cominciato a parlarle in 5 o 6 lingue differenti, senza avere nessun'altra risposta che parole incomprensibili e orribili bestemmie in guascone. Ad un certo momento entrò nella stanza un frate ed essa rinsavì. Una mistificazione, signori, niente di più di una mistificazione. Théophile de Vieux, ho il dovere di avvertirvi che a forza di non credere al diavolo finirete per non credere più in Dio. E per questo io credo al demonio. Doppio 6, ho vinto. Signore di Candale, permettetemi di presentarvi il mio amico René Descartes. Signore di Però. Siate il benvenuto. Signor Descartes, volete gustare del tè? La bevanda che le navi olandesi ci portano dalla Cina. Grazie. Si dice che sia anche molto salutare. Oh sì. Infatti il mio medico mi raccomanda di berne almeno 50 tazze al giorno. Forse troppo. Prego. Io reco sempre nelle mie tasche il Sanctum Regnum, un libro prezioso, una delle prove scientifiche dell'ignoranza e dell'ipocrisia del nostro secolo. Se voi non foste amici, mi guarderei bene dal mostrarvelo, perché vi sono ancora molti in Francia che si divertono ad allestire roghi di eretici e di streghe. Ah, vedo che avete paura. Ebbene, me ne felicito. Coloro che hanno paura sono saggi. Ascoltate, è un libro scientifico. Chi brami fare un patto con l'inferno, decida quale diavolo invocare. Non è lecito disturbare Satana se una potenza infernale subalterna è bastevole a soddisfare i vostri desideri. Beh, come vedete, la discrezione è una virtù necessaria anche nell'inferno. Per l'evocazione viene prescritta una pietra sanguigna che si vende dagli speziali e 2 candele di cera benedetta. Vi è anche una preghiera di sicuro effetto. O imperatore Lucifero, signore degli spiriti ribelli, supplico il tuo aiuto mentre chiamo il tuo ministro Lucifugero Focale per stipulare un contratto con lui. Fai che mi appaia in forma umana e senza cattivo odore. Beh, non vi sembra che si tratti di follie, di esagerazione, di cui si occupa purtroppo persino la corte e su cui la Sorbona indice delle dispute teologiche? È assurdo. Non c'è da meravigliarsi. A Parigi si disputa su tutto. Non si può usare tranquillamente la propria ragione perché si trova sempre qualcuno disposto a dimostrare con 1000 cavilli che esiste una verità più vera di un'altra. Bisognerebbe liberarsi dei consiglieri della corona, dei membri della curia, dei gesuiti e dei domenicani, dei dotti della Sorbona e delle cortigiane influenti. E anche del signor di Luin, il favorito del re. È giusto. Non vi sbigottite, signore. Sono dei gentiluomini onorati, ma non sopportano i frati, né il partito spagnolo, né i gesuiti, che poi è la stessa cosa. Vogliono soprattutto essere liberi. Il signor de Saumaise li conosce bene, è uno di loro. Sono Guy de Balzac. Mi congratulo con voi, signor Descartes. Vi ho ascoltato al convento dei minimi e devo darvi atto del vostro coraggio. Il signor de Clave è stato condannato per aver detto in pubblico cose molto più prudenti delle vostre. Non lo avrei immaginato. Signori, non brindate anche voi a Maurizio di Nassau? E perché dovrei? Prepara un nuovo esercito. Ha liberato l'Olanda dai pregiudizi, l'ha portata ai commerci e ha cacciato tutti i preti pedanti. La sua è l'unica terra al mondo dove calvinisti e cattolici vivono insieme senza darsi troppo fastidio. Non fateci caso a quel che dice. Lo sanno tutti, il nostro grande Théophile de Vieux, il poeta della libertà, si entusiasma facilmente. Di cattolici in Olanda ne sono rimasti molto pochi, a dire la verità. Sono felice di brindare con voi, signore, a Maurizio di Nassau, ma soprattutto a voi, di cui apprezzo e amo la splendida poesia. Vi ringrazio del complimento, ma vi avverto che l'adulazione mi dà fastidio.
Al contrario, ciò che mi dà molto piacere è trovare un vero amico pronto a bere con me. Avete intenzione di arruolarvi anche voi tra i cattolici del principe di Nassau? La migliore gioventù di Parigi oggi non desidera altro che andare nei Paesi Bassi a militare sotto le sue bandiere. Ma io preferisco rimanere qui a Parigi. Non so come potrei vivere senza i suoi salotti. Il signor Descartes è ormai lontano dagli insegnamenti ricevuti dai reverendi padri della Compagnia di Gesù. La ribellione all'insegnamento degli antichi libera il mondo. La via che gli antichi hanno tracciato nella ricerca della verità mi appare ogni giorno di più colma di confusione. Bisogna scrivere nuovi libri, sollevare gli uomini con la poesia, che per la sua stessa natura è libertà. Dobbiamo cercare di impedire che dai libri degli antichi ci provengano falsità. Spesso gli antichi, dinanzi a problemi di cui era loro ignota la soluzione, hanno dimostrato l'errore come verità, sostenendo le loro tesi con sottilissimi argomenti. Desidero venire ad ascoltarvi e potervi porre dei quesiti, se mi farete l'onore di darmi il vostro indirizzo. Abito in Rue Dufour, presso il signor Levasseur d'Étiol. E vi ringrazio. Trovate un posto al tavolo per il signor Descartes e fatelo giocare. Il signor de Balzac ama tanto la libertà da non sopportare neanche le sue giarrettiere. Ho sentito, signore, che non avete intenzione di andare a militare sotto Maurizio di Nassau, è vero? Infatti. Fate molto male, signore. Gli unici paesi d'Europa dove vi sia ancora un residuo di libertà sono Venezia e l'Olanda. Venezia è una repubblica dove si fa del commercio e non si discute certo sul credo dei clienti. Come i Paesi Bassi, dove Maurizio di Nassau ha scacciato l'Inquisizione spagnola giovandosi dell'aiuto dei più valorosi uomini d'arme di Francia, per la maggior parte cattolici. Volete cominciare a giocare? I signori Balzac e Sommes sono venuti a rendervi visita. Falli entrare. Scusate questa introduzione, signore. Sappiamo che Descartes abita presso di voi. E il signor Descartes si è nascosto. Mi ha lasciato senza dirmi nulla. Il suo domestico mi è venuto a trovare in gran segreto. Dice che il suo padrone è andato a nascondersi in un sobborgo e non esce dalla sua stanza da molti giorni. Confesso che sono preoccupato. Una specie di fuoco deve avergli invaso il cervello. Mi ritengo autorizzato, per l'amicizia che mi lega a suo padre, a violare il suo ritiro. Ci stavo appunto andando. Volete accompagnarmi? Attenti di sotto! È più di mezz'ora che stiamo camminando, non si arriva mai! È qui. Ah. Ci ha fatto attraversare Parigi per trovarlo. Il vostro amico Levasseur, in compagnia del signor di Balzac e del signor Sommes. Ah, entrate. Vi confesso, caro amico, che essendo rimasto così a lungo senza vostre notizie, temevo vi foste ammalato. Abbiamo incontrato per caso il vostro domestico che ci ha condotto, devo dire, suo malgrado, fino a voi. E le vostre premure mi commuovono, ma non vi allarmate, sto benissimo. Mi sono chiuso solo in questa stanza da molti giorni e ho riflettuto su ogni momento della mia vita passata di cui ho memoria. E sono giunto a questa conclusione.
Io mi devo assolutamente liberare della mia infanzia, se voglio riuscire a conoscere di che cosa è capace la ragione umana. Voglio darvi una notizia, signori. Voi siete i primi a conoscerla. Ho deciso di abbandonare i miei libri e di andare in Olanda, ad arruolarmi nell'armata di Maurizio di Nassau, come molti altri giovani francesi. Che ne dite, signori? Siete davvero convinto che riuscirete a lasciare in Francia quella parte di voi stesso che tiene prigioniera la vostra ragione? Ebbene, bisognerà pure che io faccia qualcosa per liberarmi dei pregiudizi nei quali sono cresciuto e sono stato educato. Incredibile. Ammettere di avere dei pregiudizi. È cosa rara ai nostri giorni che qualcuno lo riconosca. Quando eravamo piccoli, noi abbiamo appreso che con i capricci e le lacrime ci potevamo far ubbidire dalle nostre nutrici. E ci siamo così anche persuasi che il mondo era a nostra disposizione. E dallo stesso modo, fin dall'antichità, che è il tempo dell'infanzia dell'umanità, l'uomo si è persuaso che la Terra è piatta e non tonda, e che essa rimane immobile al centro dell'universo, e si è fatto innumerevoli altre opinioni, anch'esse false, sulla realtà, di cui gli è molto difficile disfarsi, ancora oggi. I nostri maestri hanno rivestito di parole sapienti queste opinioni arcaiche, e così facendo hanno radicato fortemente in noi la forza dell'errore che esse contengono. E voi credete che andando in Olanda riuscirete a liberarvi dal contagio di tali errori? Io ho bisogno di allontanarmi dall'aria di questa città, dal rumore che producono le parole e le opinioni dei suoi dotti, per riuscire a fare funzionare liberamente la mia ragione. Ho deciso di rifiutare ogni opinione, anche le mie, come se fossero tutte false. E ho deciso anche che non accetterò, se non prima di averle attentamente esaminate con la mia ragione, che quelle sulle quali avrò raggiunto una assoluta certezza. Farò come un mercante di mele, il quale svuota tutto il cesto, temendo che qualche frutto sia marcio, e vi rimette dentro solo i frutti sani. Ma io ho sempre pensato che Parigi fosse la città più capace di stimolare l'intelletto e di dare alla ragione la libertà più grande. Anch'io lo credevo. Ma viaggiando per il mondo potrò conoscere molto meglio la verità che non attraverso le discussioni dei sapienti parigini. Vedo che avete già preso la vostra decisione. Lo avete scritto a vostro padre? Certo, non mi metterei mai in viaggio senza dargli notizie. E quando partirete? Immediatamente. E con un piccolo bagaglio in cui non vi sarà posto per alcun libro. Colui che ama la libertà deve inseguirla ovunque egli creda che essa viva. E vedo che per voi la libertà vive in Olanda. Se la trovate davvero, scrivetemi. Vi scriverò, signore. Portateci della birra. Sembra che in questo paese vivano soltanto mercanti e marinai. Allora, questa birra. Permettete? Vorremmo parlarvi. Sedetevi. Quasi tutte le mattine a quest'ora vi vedo venire qui a bere la solita birra. La trovate buona? Cosa volete da noi, signore?
Sappiamo che maneggiate bene la spada. Tutti i cadetti sono degli spadaccini. Ma ci hanno detto che voi siete dei maestri. E poi vi osserviamo da parecchi giorni. Non siete mai ubriachi. Vi ho già chiesto, signore, che cosa desiderate da noi. Vi offriamo un ingaggio. 2000 fiorini l'anno come maestri d'arme su due navi che viaggiano per conto della Compagnia delle Indie Occidentali. Noi siamo cadetti senza paga, signore. Ognuno di noi ha di che vivere. Ma se amate l'avventura e vi piace la libertà, per voi non vi è nulla di meglio che prendere la via del mare. Noi vi offriamo un imbarco su due battelli mercantili nuovi da 600 tonnellate che sono stati appena armati. Sono navi che assomigliano a un palazzo. Hanno 30 cannoni e delle stive più grandi dei magazzini del signor Van Cleef di Amsterdam. Avrete una cabina con il solo compito di istruire i marinai e di comandare la guardia della nave. E l'ingaggio per quanti mesi sarebbe? Per un solo viaggio, signore, 12 mesi. Vi troverete in tasca la bellezza di 2000 fiorini, perché mentre siete in viaggio avete poco da spendere. Vi renderete conto che è un ottimo affare. Le navi approderanno alla colonia olandese di Nuova Nederland, alla foce del fiume percorso da Hudson, nel quale si naviga come in un vastissimo mare. Per quanto mi riguarda, la vostra offerta non mi interessa affatto. Sulla vostra nave non potrei portare con me il mio domestico. E non potrei avere nessuna delle comodità che mi sono indispensabili per vivere e per pensare. È strano per un soldato che siate tanto attaccato alle vostre comodità. Anche voi, signore, rifiutate l'offerta? Io devo purtroppo tornare a Parigi alla fine dell'anno, altrimenti l'accetterei. Io tutte le mattine vengo a bere un bicchiere di birra in questa locanda. Se doveste cambiare idea, non avete che da dircelo. Per quanto mi riguarda, signore, non ci sperate. Sono 2 giorni che affisso qui questo problema e non si è ancora presentato nessuno che abbia trovato la soluzione. Allora vai, amico mio, e buona fortuna. Addio e grazie. Scusatemi, signore, vi ho sentito parlare nella mia lingua. Volete usarmi la cortesia di tradurmi il testo per maggior sicurezza? Certi dettagli non li ho capiti. Con piacere, signore. Ecco, problema di matematica per una mente illustre. Una pietra cade da A a B in un'ora. Questa è perpetuamente attratta dalla Terra con la medesima forza senza nulla perdere della velocità che le è stata impressa dall'attrazione precedente. Orbene, quel che si muove nel vuoto si muove eternamente. Si domanda quanto tempo impiegherà la pietra a varcare uno spazio dato. Bene, la soluzione è semplice. Semplice? Ma sì. Ma sono io, signore, che ho messo questo avviso, disperando di poter mai trovare una risposta al problema, ed io sono un matematico. Quando vorrete, io sono pronto a darvi la dimostrazione. Vi attendo a casa mia, signore. Sono ansioso di udirla. Qui a Breda tutti quanti sanno dove abita Isaac Beckman di Middleburg. Ecco. In questo triangolo rettangolo ABC rappresentano lo spazio, cioè il movimento. L'ineguaglianza dello spazio dal punto A alla base BC rappresenta l'ineguaglianza del movimento. Di conseguenza AD sarà compiuto nel tempo che è rappresentato da ADE e DB nel tempo rappresentato da DEBC. Quindi AB sarà raggiunto 3 volte più lentamente che AD. Esatto. Esatto. Sapete che cosa mi avrebbe risposto un dotto scolastico al vostro posto? Ogni cosa presente nell'universo appartiene ad un luogo che gli è naturale. Il luogo che le si confà di più. Possiamo dire che il peso non è altro se non l'appetito che hanno le cose di ritrovare quel luogo di beatitudine. Signor Beckman mi avrebbe detto: il vostro problema è semplicemente male esposto.
Basterà che mi diciate prima qual è il corpo che sta cadendo ed io vi dirò subito qual è il suo luogo prediletto. Ma tutto questo è semplicemente assurdo. Vedo, signore, che vi rifiutate come me di spiegare i fenomeni fisici attribuendo ai corpi delle qualità che appartengono soltanto allo spirito. È per questo che amo la matematica e pratico la medicina. Avete ragione. La matematica è l'unica disciplina dalla quale ci proviene la certezza. Le scienze matematiche ci insegnano la enumerazione e il calcolo di qualsiasi movimento. I rapporti, le proporzioni tra tutte le cose esistenti, della luce, del suono, le operazioni della matematica, esprimono sempre una logica evidente e concreta. Per esempio, voi lo sapete, il segno uguale è fondamentale. La matematica mostra in modo rigorosamente certo ed esatto tutte le uguaglianze possibili e ci consente di difenderci dall'inganno delle apparenze. Quello che mi piace in voi, signore, è il fatto che non parlate il linguaggio degli scolastici e che discutete di scienza come nessuno dei miei concittadini sarebbe in grado di fare. Sapete, sono quasi tutti dei buoni calvinisti. Vanno ad ascoltare i sermoni e non parlano d'altro che di affari e di teologia. Voi non siete cattolico, vero? No, infatti, signore. E voi siete certamente cattolico romano. Sono francese, signore, e cattolico. Ma sono sicuro che questo non mi impedirà di conversare con voi. Mi siete simpatico, signore. Vi confesso che non avrei mai creduto di trovare un matematico e un filosofo nascosto nei panni di un soldato. Spero che ritornerete ancora a farmi visita, signore, e spesso, finché vi fermerete qui a Breda. Sarà un grande onore per me. Signore, questa mattina non siete andato all'esercitazione di cavalleria. Volete anche mancare all'appuntamento col signor Beckman? No. Questi letti olandesi mi hanno fatto passare il gusto di dormire. No, non quello. Dammi l'abito civile. E così, signori, l'anima di questo animale, un'anima inferiore rispetto a quella dell'uomo, che è un'anima superiore, fa in modo che quello stomaco digerisca, estraendo dagli alimenti i succhi necessari al mantenimento della vita. Il dottore attribuisce all'anima funzioni che sono proprie del corpo. È un antico pregiudizio, una sensazione infantile, fallace come tutte le sensazioni e fonte di rovinosi errori. Domando scusa se intervengo. Dite, sbagliate a ritenere fallaci le sensazioni. Quando un fanciullo immerge un bastone in un ruscello, la vista gli può far credere che sia spezzato. Ma se, chiudendo gli occhi, tasta il bastone per tutta la sua lunghezza nell'acqua e fuori, si renderà conto che il suo bastone è dritto. Avrà allora corretto la sensazione della vista con il tatto e ristabilito la verità senza uscire dal mondo delle sensazioni. No, signore, poiché nel nostro caso è intervenuta la ragione del fanciullo che gli fa controllare la sensazione del tatto dopo quella della vista. È la ragione che lo conduce a rettificare il suo errore. Senza il controllo della ragione, le sensazioni sono tutte fallaci. Ecco qui il cuore di questo animale che l'anima faceva muovere grazie alla facoltà pulsifica che essa possiede. Il dottore fa delle affermazioni di cui non saprebbe dimostrare con evidenza la verità. Non ci sa dire in che modo l'anima inferiore di questo animale agisce direttamente sul nostro cuore. Che cosa hanno da obiettare, lor signori? Perché non parlano ad alta voce, se hanno qualcosa da dire? Io dico che per giustificare le vostre affermazioni, voi ripetete antiche teorie aristoteliche sull'anima e vi affidate a vostre personali sensazioni. Ciò che insegno è verità evidente, mio signore. Per la maggior parte degli uomini l'evidenza è ciò che hanno sempre visto, sin dall'infanzia, quando gli adulti davano alla loro mente semplice una spiegazione per tutte le cose. Per scoprire invece con assoluta certezza la natura delle cose, noi dobbiamo liberarci dalla visione del mondo che ci siamo andati costruendo
di padre in figlio attraverso i secoli. Dobbiamo affrancarci dall'inganno delle sensazioni e imparare a servirci meglio della nostra ragione. Ecco che cosa da dire. E quale visione del mondo avete da offrirci in cambio, mio caro signore, visto che negate quella che ci tramanda l'esperienza secolare degli antichi? Una visione del mondo che risulti evidente, come quella che ci viene dai numeri, dalle matematiche. Insomma, voi pretendereste di sostituire gli insegnamenti della filosofia e delle scienze, che ci vengono da una così lunga tradizione di dotti, con l'insegnamento dei matematici dei nostri giorni. Ma la realtà non è fatta di quantità, vi sono le qualità delle cose ed esse si percepiscono attraverso le sensazioni, quelle sensazioni che voi tanto temete. Permettetemi, signore, di mettervi in guardia contro le vostre pretese, perché potreste rischiare di precipitare la vostra mente in una oscura foresta di numeri. Il mio giovane amico è un abile e profondo matematico. E io voglio sperare che comprenderete il suo entusiasmo, forse un po' eccessivo, per la chiarezza che proviene dai numeri. Sì, certo, signore. Chiedo scusa per avervi interrotto, signore. Vi prego, continuate pure la vostra dissezione. Signori? Signori? Io non so se tra 2 anni, vale a dire quando avrà termine la tregua dei 12 anni, continuerà la guerra contro gli spagnoli. In ogni caso, il glorioso esercito delle Province Unite dei Paesi Bassi dovrà avere per quell'epoca un'artiglieria che sia ancora più potente di quella che gli spagnoli ebbero a conoscere a loro spese prima della tregua. Ecco dunque il vostro compito per la lezione di oggi. Dovrete calcolare l'alzo di tiro di 3 cannoni, e questo in rapporto all'altezza dei bastioni che difendono la città di Ostenda, per effettuare una gittata che sia la più sicura e potente possibile. Ecco le distanze dei cannoni dai bastioni. Il primo si trova a 1000 piedi, il secondo a 750 e il terzo a 5000. Nel 1603 la conquista di questo porto da parte delle nostre truppe è costata ben 4 milioni di fiorini, ma sarebbe costata certamente molto molto di più se il principe Maurizio di Nassau non avesse potuto contare sulla migliore artiglieria del mondo. I calcoli dell'alzo sono fondamentali per l'artiglieria. È per questo motivo che vi raccomando l'applicazione più attenta nello studio di questo problema. Buongiorno, signori. I calcoli, come al solito, ce li farà il nostro amico Descartes. Ce li farete, vero? Ecco i vostri calcoli, signori. Ma state pur certi che quando vi sarà la guerra, io non sarò con voi ad aiutarvi. Non vi preoccupate. Per il momento la guerra sta ancora riposando. E il principe Maurizio di Nassau tiene armato un esercito solo per sostenere la sua lotta politica contro Van Oldenbarnevelt. Hanno combattuto insieme contro gli spagnoli alla testa delle province federate per la libertà dell'Olanda. E adesso si combattono l'un l'altro come i peggiori nemici. Oldenbarnevelt è il più anziano, il più saggio. È lui che riscuote il favore del popolo. Perché vuole che l'Olanda sia una repubblica. E soprattutto perché non vuole che Maurizio di Nassau diventi re dell'Olanda. Credete che il principe Maurizio userà l'esercito contro Oldenbarnevelt? Non ne ha alcun bisogno. Il principe Maurizio ha già accusato Oldenbarnevelt di eresia per l'appoggio che gli ha dato a una fazione di calvinisti, gli arminiani. Anche tra i calvinisti l'accusa di eresia può distruggere un uomo più di un intero esercito. Ma se condanneranno Oldenbarnevelt, i suoi partigiani si solleveranno. Qualsiasi cosa avvenga, io fra un mese non sarò più qui. Fra un mese io sarò in Germania. Il duca Massimiliano di Baviera arruola truppe e certamente con la patente della nostra accademia credo che potrò trovare presso di lui un buon posto di ufficiale. E con la paga. E contro chi farà la guerra? Contro i boemi, ribelli al loro re e imperatore Ferdinando II. Mio zio mi ha scritto da Ulma.
Dopo che i nobili calvinisti boemi hanno gettato dalla finestra del castello di Praga i messi imperiali e i loro segretari, con i quali avrebbero dovuto trattare i termini di un accordo, da più parti in Germania si armano truppe. Gli imperiali cattolici si preparano ad assalire e a distruggere i protestanti boemi, che sono capeggiati dal principe elettore del Palatinato. In Germania non passa anno in cui non si armi un esercito. È sempre stato così. Vi sono sempre stati dei vantaggiosissimi arruolamenti. E vi anche dell'ottima birra e delle bellissime donne. Il signor Beckman. Buongiorno, signor Descartes. Vi vedo finalmente sveglio di buon mattino. Oh, sì. Ho una grande nostalgia per i nostri buoni letti francesi. Ho ricevuto il vostro biglietto. Perché volete abbandonare l'armata? Non sono venuto per restarci. Io faccio il soldato per studiare gli uomini e per mettere me stesso a confronto con la vita. Adesso andrò in Danimarca e dopo forse in Germania, non so ancora bene. E così abbandonate i vostri progetti. Qualche tempo fa avevate promesso che avreste pubblicato un trattato di meccanica e di geometria, ma da quando siete a Breda non vi ho visto scrivere neanche una riga su tale argomento. Oh, naturalmente non è che non abbia apprezzato quell'ottimo compendio di musica che mi avete mandato in dono per Natale, ma confesso che mi attendevo di più dalla vostra mente matematica. Scriverò, manterrò fede a tutti i miei progetti. Non abbiate timore, ma ho ancora bisogno di riflettere. Ho capito che gli uomini, quando vengono assaliti dalla curiosità, corrono il rischio di spingere l'intelligenza per vie che sono loro ignote, di andare vagabondi senza una meta precisa, senza una speranza ragionevole, come a caso, come guidati solamente dalla fantasia. Eppure vi ho sentito in più di un'occasione formulare delle ipotesi precise, dei calcoli esatti. Ho bisogno di riflettere ancora. Allora, prima di partire, dovete promettermi almeno che mi invierete copia di tutto ciò che scriverete. Ve lo prometto, caro amico. Voi mi avete svegliato qui a Breda da una vecchia inerzia che mi portavo dietro. Avete richiamato la mia mente sviata ad un serio studio delle matematiche. Come potrei mai dimenticarmi di voi? In Germania, all'inizio della stagione invernale, l'acquartieramento forzato dell'esercito mi costrinse a fermarmi in un alloggio, nel quale, non avendo né cure né passioni che turbassero il mio spirito, me ne restavo tutto il giorno in solitudine in una stanza, ben riscaldata, dove potevo intrattenermi in tutta tranquillità coi miei pensieri. Così, dopo pochi giorni di riflessione, mi apparve limpido, come una scienza mirabile, un nuovo fondamento del sapere, dal quale è possibile produrre un ordine tra tutti i pensieri che possono entrare nello spirito umano, così come esiste un ordine naturale fra tutti i numeri. Quella notte, in cui vidi questo nuovo principio, feci tre sogni. I primi due, devo confessare che mi spaventarono mortalmente. Il terzo, invece, assai dolce e assai piacevole. Fu quello nel quale mi sembrò veder nascere una nuova speranza per l'avvenire. Raccontatemi i vostri sogni. Dunque, mi vedevo camminare per una strada, oppresso da un turbine spaventoso di vento. Avevo l'impressione di cadere ad ogni passo. Vidi allora un collegio e fu là che mi rifugiai. Cercando di raggiungere la chiesa di quel collegio per pregare, vidi nel cortile ventoso un uomo di mia conoscenza che avevo sorpassato senza salutare. Volli allora tornare sui miei passi per scusarmi della mia mancanza, ma non mi fu possibile perché fui respinto con inaudita violenza dal vento.
mentre quella persona ed altre che l'attorniavano erano diritti e stabili sui loro piedi, io ero invece sempre curvo e vacillante, come se quel turbine di vento soffiasse soltanto per me. Quando mi svegliai, fui preso da un grandissimo dolore. Pregai Dio che mi difendesse dal maligno e dopo aver passato 2 ore in profonda meditazione sui beni e sui mali di questo mondo, mi riaddormentai. E subito ebbi un nuovo sogno. Udii un gran tuono. E la paura mi svegliò di nuovo. E, aperti gli occhi, vidi la camera tutta invasa di scintille infuocate. Cosa che m'era già successa altre volte. Meraviglioso. Il fuoco e la luce sono dei segni importanti. In breve tempo, aprendo e chiudendo gli occhi alternativamente, tutto si dissipò. E allora ripresi il sonno con una grande calma. Un momento dopo, ebbi il terzo sonno. Dite, dite. Mi trovai tra le mani una raccolta di poesie. Il Corpus Poetarum. Lo aprii e vi lessi questo verso. Quod vite sectabor iter? Quale cammino sceglierò per la mia vita? Un uomo che non avevo mai visto mi presentò in quello stesso momento un testo in versi che cominciava così: est et non. Sì e no. Si tratta di sogni molto curiosi e sembrano nascondere delle importanti rivelazioni. Ne avete scoperto i significati? Li ho esaminati attentamente. Il mio primo sogno indicava gli errori e i timori, i dubbi della mia vita passata. Il secondo non poteva essere che un segno evidente dello spirito di verità che scendeva su di me. Il terzo mi indicava l'avvenire. Est et non. È il sì e il no di Pitagora. Un avvenire nel quale mi sarà rivelata la verità e allo stesso tempo la falsità delle conoscenze umane e delle scienze profane. Io non so quale destino vi attenda, signor Descartes, però vi raccomando caldamente di pregare Dio di conservarvi nell'umiltà, perché è scritto che la scienza perde i sapienti. La verità assoluta, cioè a dire Dio, rimane un mistero per tutti, signore. I vostri consigli sono sempre pieni di saggezza. Siete sempre così inquieto, instabile, è incredibile. Non arriverete mai ad alcun risultato se non sceglierete una buona volta una dimora fissa per studiare, per scrivere. Avete ragione, ma quando mi fermo in una città, dopo aver visto come vi si vive e dopo aver parlato con tutti coloro con i quali giudico che meriti parlare, vengo preso da un gran desiderio di rimettermi in viaggio. E per quanto tempo avete intenzione di fermarvi a Parigi? Molto poco, mio caro padre. Ho visto il signor Levasseur, che mi ha parlato dei vostri sogni. Mi ha detto che credete di aver raggiunto un nuovo fondamento per conoscere con assoluta certezza la verità. Il signor Levasseur ha esagerato. Devo ancora riflettere su ciò che ho solo intuito. Ah, ma voi dubitate di tutto. A molti apparite come uno scettico. Ma è stato anche detto che avete intenzione di ripudiare tutte le vostre vecchie credenze. Ma non quella della fede, padre mio, tranquillizzatevi. Perché la via del cielo è aperta agli ignoranti come ai dotti. E quanto al mio dubitare di tutto, rassicuratevi. Io non ho nulla in comune con gli scettici. Voglio solo costruire le mie convinzioni sulla roccia e non sulla sabbia. Perché non intendo affatto imitare quei viaggiatori, i quali, essendosi smarriti in una foresta, si mettono a vagare, a girare attorno senza direzione.
Non posso impedirmi di sospettare che ci sia dell'orgoglio nelle vostre affermazioni. L'appestato è là, dottore. Mi sto facendo costruire un baule comodo per i miei viaggi. Osservate bene il lavoro del fabbro. I nostri aristotelici affermano che il martello deve essere battuto velocemente, perché con la velocità la natura viene sorpresa e non le si lascia il tempo di radunare le sue forze per resistere all'urto del martello. La loro teoria non vi sembra assurda? Assolutamente. Fra poco sarà pronto. Tornerò stasera. Un metodo capace di vincere il dubbio e di produrre certezza, secondo me dovrebbe somigliare alle arti meccaniche, che contengono in se stesse i principi secondo cui bisogna fabbricare gli strumenti che sono loro necessari. Sì, assordante. È meglio andar via. Bisogna che mi affretti a partire. Quando partirete? E dove andrete? Forse in Italia. Però prima di partire visiterò la mia campagna in Turenna per vendere la parte della mia eredità materna in terre e armenti. Ma non venderò senza serbare per voi un po' di burro delle mie vacche. Vi ringrazio. Non trascurate di scrivermi. No. Che Dio vi assista. Requiem aeternam, dona est domine, et lux perpetua luce a teis, requiescant in pace. Amen. Ecco qui i due atti di vendita. Il signor René Descartes riceverà dal signor Dieu le Fils per l'acquisto dei poderi della Grande Maison et du Marché 2000 libre tornesi. Altre 3000 gli saranno versate dal signor Châtillon per il feudo di Perron. Il signor Pierre Descartes, fratello del signor René Descartes, non ha alcuna obiezione? No, nessuna. Sia ben chiaro. L'acquisto dei diritti signorili sulla terra della Bobinière fa parte della stessa transazione. Questo figura nel contratto, nei termini che avete a suo tempo convenuto con il signor Descartes. Benissimo, non ci resta che firmare. Secondo i termini, il contratto entrerà in vigore tra 8 giorni. Signori? Signori. Buongiorno, buongiorno. E così hai voluto liberarti di una parte dell'eredità? Questo mi dispiace perché mi rendo conto che hai deciso di non voler più tornare a vivere con noi. Tu non ami la Francia. Voglio vivere dove mi è utile, dove mi piace, dove posso scoprire qualcosa, dove sono in pochi a conoscermi e dove posso riflettere in pace. Quando potrò rivederti? Non lo so. Certo, il mio ritorno dall'Italia. Hai venduto della buona terra, grassa. Ma ho fatto un buon guadagno. Teofile de Dio è un impure d'ateo libertino, tanto malizioso da avere l'impudenza di scrivere orribili bestemmie contro Dio. Con i suoi esecrabili versi ha fatto una gomorra della nostra Parigi.
Egli è fuggito e noi lo bruciamo qui in effigie. Ed insieme alla sua effigie brucino la i suoi scritti e brucino anche gli scritti di tutti gli altri libertini, le cui anime sono preda del demonio. Il principe delle tenebre deve essere ricacciato nel suo regno, nel fuoco eterno al quale il Dio lo ha condannato. Bruciatelo vivo! Questi libertini Dio li punirà, anche su questa terra li punirà, questi libertini. E un giorno urleranno come cani arrabbiati. L'intolleranza è come la peste. Manco da quasi 3 anni, ma ogni volta che torno a Parigi mi succede di trovare sempre qualche cosa che mi sconcerta e che mi fa desiderare di partire al più presto. In Italia non avrei potuto certamente godere di uno spettacolo così eccitante. Tanta barbarie e tanta volgarità mi stupiscono e mi sconcertano. Saranno precipitati nell'inferno e grideranno invano! Il Parlamento ha esiliato da Parigi gli autori delle tesi contro la filosofia aristotelica. Ne ha proibito, sotto pena di morte, la divulgazione e l'insegnamento. E ha condannato Théophile con molti altri dei nostri amici libertini. E pare arrossire persino il candore della carta su cui si scrive! Meno male che Théophile Devieux è riuscito a fuggire da Parigi. Così adesso si devono accontentare di bruciarlo in effigie. Ma il fuoco purificherà la terra dal loro orgoglio e renderà giustizia a Dio. Il prodotto delle menti dei superbi deve essere distrutto. Esso è come la zizzania che soffoca le anime dei semplici. Saranno precipitati nell'inferno. Direte a padre Mersenne che se non mi sono fatto vedere da lui è perché da molto tempo non esco più di casa. L'aria di Parigi per me ormai è irrespirabile. Assicuratelo però che non mancherò alla riunione che ha preparato per me. Grazie, signore. Siamo in molti a desiderare di conoscere il frutto delle vostre riflessioni. Padre Mersenne ci ha parlato spesso di voi. Signori, cedendo alle insistenze di padre Mersenne, voglio riferirvi ciò che ho intrapreso a scrivere su questo argomento dopo anni di lunga riflessione. Le 21 regole per la guida dell'intelligenza. Mi sembra incredibile che un gran numero di persone indaghi con tanto fervore sui costumi degli uomini, sulle virtù delle piante, sui moti degli astri, sulle trasformazioni dei metalli e su molte altre simili discipline, e che quasi nessuno si prenda la pena di indagare sulla mente dell'uomo, su come essa possa rettamente funzionare, sulla mente umana che è fonte mirabile e universale di sapienza e senza la quale non vi sarebbe conoscenza. La prima regola. Il fine degli studi deve essere quello di guidare la mente a giudizi sicuri e veri intorno a tutto quello che le si presenta. Se qualcuno vuol cercare seriamente la verità, non deve applicarsi soltanto a una particolare scienza, poiché le scienze sono tutte collegate e dipendenti l'una dall'altra nell'unità del sapere. La seconda regola. Bisogna occuparsi soltanto di quegli oggetti alla cui certa e sicura conoscenza ci pare di poter giungere attraverso la nostra intelligenza. Bisogna a questo proposito sapere che tra le scienze oggi conosciute solo l'aritmetica e la geometria sono esenti da falsità ed incertezze, perché consistono interamente nel dedurre logicamente una serie di conseguenze. Vertono su di una materia pura e semplice e non suppongono per esistere alcuna cosa che l'esperienza concreta abbia potuto rendere incerta. Con il loro ausilio, soltanto per disattenzione, l'uomo può cadere nell'errore. La terza regola. Non bisogna fermarsi a studiare le opinioni e le congetture degli altri o di noi stessi, ma cercare di intuire con la chiarezza dell'evidenza il contenuto reale delle cose. Per questo ci serviremo dell'intuizione e della deduzione. Per intuizione non intendo il frutto incostante delle sensazioni o delle nostre immaginazioni, ma il concetto che sgorga da una mente pura e attenta, tanto chiaro e distinto che intorno ad esso non rimane alcun dubbio. Per esempio, 2 e 2 sono la stessa quantità che 3 e 1, cioè a dire 4.
In quanto alla deduzione, essa è tutto ciò che noi accettiamo come necessariamente vero in conseguenza di precedenti conoscenze che siano già state ottenute con assoluta certezza. Da queste regole nascono tutte le altre, ed innanzitutto la quarta, che io deduco dalle precedenti. Per la ricerca della verità è necessario un metodo. Un metodo che conduca i pensieri con ordine, procedendo dagli oggetti più semplici e più facili a conoscere per salire poco alla volta ai più difficili. Dopo che avremo intuito un certo numero di preposizioni semplici, se da esse risulteranno concetti chiari e distinti, con un movimento continuo del pensiero passeremo a riflettere sulle loro reciproche relazioni. In questa metodica ricerca della verità si farà uso dell'intelletto, dell'immaginazione, dei sensi e della memoria, sia per intuire distintamente le preposizioni semplici, sia per confrontare rettamente le cose ricercate con quelle che sono già conosciute. A me sembra che tutte le cose che possono essere alla portata della conoscenza degli uomini si susseguono nella stessa maniera di quelle lunghe catene di ragioni semplici e facili, delle quali i geometri usano solitamente servirsi per raggiungere le loro dimostrazioni più difficili. Queste, signori, sono soltanto alcune delle argomentazioni con le quali io sostengo le 21 regole che ho fissato per il retto uso della mente umana. Scusatemi, signore, mentre parlavate ho sentito un grande desiderio di leggere le vostre argomentazioni. Ditemi quando le pubblicherete. Non posso dirvi quando le pubblicherò, signori. Chi mi conosce lo sa bene. Sono come un pellegrino, amo viaggiare tra i miei pensieri, come amo viaggiare attraverso l'Europa, allo scopo di osservare gli uomini e le cose, e di poter meglio scoprire le infinite facce della verità e quelle dell'errore.